Have a nice week. Lucetti. Ok, il segreto per essere più produttivi. Semplice. Ti confido un segreto che non sa nessuno. Basta toglierci da Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat. Ok. Ho capito, lo so. Impossibile. Fortuna che anche senza rinunciare ai nostri amati social possiamo riuscire a migliorare la gestione della nostra giornata, semplicemente semplificandola. Lo so, non è semplicissimo, però in questo CC Weekly voglio condividere con te tre cose che non sempre, ma piuttosto spesso mi aiutano a farlo. Primo, creati un cestino per la mente. Hai capito bene? Al mantra devo ricordarmelo, sostituisci, me lo scrivo, punto e basta. Possibilmente in un unico posto, in maniera tale che non devi poi ricordarti dove l'hai scritto, che sarebbe abbastanza paradossale. Personalmente ho un cestino per tutte le cose legate alla vita personale, un cestino per tutte le cose legate al lavoro, che in questo modo escono dalla mia mente e mi creano un bel po' di spazio creativo. Ho anche un cestino per tutte le idee che mi vengono così nei momenti più inaspettati, che chiamo il cestino idee fiche, letteralmente, che guardo una volta ogni 2 settimane per revisionare un po' tutto quello che c'è finito dentro. Secondo, programma per non farti schiacciare. Una delle cose che puntualmente accade nella mia vita è che se mi dimentico o sono troppo pigra per aggiungere una deadline ad ogni cosa che aggiungo alle mie liste, si materializza uno tsunami che all'improvviso mi travolge, come se dovessi fare tutto nello stesso momento, il che naturalmente è del tutto controproducente perché mi paralizza del tutto. Se non ci sta questa settimana, passi pure a quella successiva. L'importante è che tu abbia bene in mente che cosa sarà fatto e quando. Questo ti darà un bel po' di sollievo, creandoti un bel po' di spazio mentale. Dicono che se non è in calendario non esiste. A me piace pensare che non solo continua ad esistere, ma diventa sempre, sempre, sempre più grande. Terzo, non scegliere più di 6 cose da fare ogni giorno. Quest'idea è ispirata al sistema di Ivy Lee ed è un'idea che tra l'altro io applico con enorme soddisfazione, soprattutto al lavoro. Ogni sera definisco una lista di 6 cose che ho in mente di portare a termine il giorno successivo. 6 è un numero magico, perché è abbastanza grande per assicurarmi di fare quello che conta senza disperdermi in cose poco importanti ed è abbastanza piccolo per non sentirmi sopraffatta. Sai cosa succede ogni volta che creo una lista che è più lunga di 6 punti? Puntualmente cerco di accorciarla il più velocemente possibile, il che significa che scelgo le task e i compiti, le cose da fare che sono molto meno importanti, ma molto più veloci e semplici da fare. Il che poi mi fa arrivare a fine giornata con la sensazione di aver girato come una trottola in lungo e largo senza aver combinato praticamente nulla di utile. Ora, se riesci a fare più di 6 cose, ottimo. Se riesci a farne meno, nessun problema. Passeranno la giornata successiva, sempre dentro i 6 punti. L'importante è che se una cosa continua a ripetersi nella tua lista di cose da fare per più di 4 giorni, prendi una decisione netta e definitiva. O la elimini perché non ha alcuna importanza farla e l'hai soltanto messa lì perché pensavi fosse importante, ma in realtà non lo è, oppure la deleghi a qualcun altro. Ricorda sempre che se ci lasciamo distrarre da tutto, finiamo per non concludere nulla. E adesso è arrivata la parte più bella, come sempre, dei nostri CC Weekly. Condividi qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti, quali di queste 3 piccole scorciatoie, potremmo definirle, stai già usando per semplificare la giornata. Se ne hai una in particolare che vorresti aggiungere e quale invece deciderai di provare a partire da oggi. Ricorda che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Quindi non scappare e condividi il tuo pensiero qui sotto. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.